Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane georgiano con cuore di formaggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora più 2 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, latte, lievito di birra fresco, sale, zucchero, uovo. Per farcire, mozzarella, feta, uovo e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il latte, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'uovo, ed il sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale, mettere la feta la mozzarella ed azioniamo il bimby per 3 secondi a velocità 5. Aggiungere l'uovo e il prezzemolo. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 3. Trasferire in una ciotola e riporre in frigo fino al momento dell'uso. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, dividerlo in 4 parti uguali. Stendere con il mattarello, dando una forma ovale. Arrotolare i laterali. E chiudere i bordi finali. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto dei panetti. Farcire con il composto di formaggi. Spennellare i bordi con il burro fuso.
Cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 15 minuti. Abbiamo ripreso il nostro pane, adesso con un cucchiaio schiacciamo leggermente al centro. E mettiamo un uovo. E fare così per tutto il resto dei panini. Mettere un po' di sale e proseguire la cottura per altri 8 minuti a 200 gradi. Il pane è cotto, serviamolo. Pane georgiano con cuore di formaggio. Grazie e alla prossima ricetta!